continua l'attività di prevenzione e controllo delle forze dell'ordine davanti a supermercati e centri commerciali. Intanto il presidente onorario della Fondazione Caponnetto pone l'accento sul rischio usura come conseguenza dell'emergenza sociale. Il servizio di Simona Tanzini. Noi riteniamo che ci sia effettivamente, ed è sotto gli occhi di tutti, un'emergenza sociale, cioè gli usi e i costumi degli italiani sono cambiati, tutti ci troviamo a dover fare i conti con un nuovo stile di vita e soprattutto per molti la gran parte del reddito è venuto meno. Un'emergenza sociale conseguente a quella sanitaria ed economica e che nei giorni scorsi ha creato preoccupazione rispetto a supermercati e attività commerciali per cui le forze dell'ordine svolgono un'attività di prevenzione e controllo. I carabinieri impegnano ogni giorno circa 50 pattuglie in un'ottica però anche informativa. Noi carabinieri siamo i primi che indirizziamo il cittadino più indigente verso diciamo così, i siti dove grazie al comune, grazie ai soldi che sono stati stanziati, possono ricevere beni di prima necessità se indigenti. Giuseppe Antoci, presidente onorario della Fondazione Caponnetto, pone l'accento sulle eventuali conseguenze che potrebbero derivare dall'emergenza sociale. Certamente la mafia può approfittarne, perché la mafia è piena di liquidità e quindi il primo approccio è certamente quello del tentativo dell'usura, quindi approfittare della disperazione delle persone, anche e soprattutto delle persone per bene, che poi vanno a finire nelle grinfie delle famiglie mafiose. Uno scenario che si può contrastare non solo con i fondi del governo e comuni, spiega Antoci, ma anche con il sistema della solidarietà. Quello che stanno facendo le parrocchie, la Caritas, il mondo del volontariato, io penso che si possa anche pensare a una famiglia che può farlo, potrebbe pensare di adottare magari una famiglia che gli sta vicino e che ha difficoltà.